Una squadra di governo espressione di un centrodestra unito, pronto a lavorare per il bene di tutti. E la soddisfazione è tutta nelle parole del primo cittadino pronunciate ai nostri microfoni al termine della conferenza stampa in cui è stata presentata la nuova giunta comunale. Sindaco, come ha sottolineato questa mattina, il centrodestra unito è finalmente la composizione di questa squadra di governo. Sì, una squadra di governo che è il prodotto di un centrodestra unito, che è rimasto unito con tutti, nessuno escluso, comprese le due persone che si erano messe di lato, cioè Paolo Pagliaro ed Ugo Lisi. Quindi noi siamo ben felici di essere in una compagine che si sente davvero unita al suo interno e che è riuscita ad offrire anche una giunta che io penso che sarà una giunta che funzionerà abbastanza bene, anche perché li ho visti tutti molto motivati e anche molto responsabili di fronte alle deleghe che sono state date loro, quindi credo che potremo andare avanti bene. Naturalmente ci confronteremo con la minoranza, indubbiamente, perché è chiaro che lo vogliamo fare. Ci auguriamo in un rapporto di minore conflittualità, perché essere minoranza non significa dover essere conflittuali a tutti i costi, ma avere anche delle idee che si possono offrire all'amministrazione. Almeno io l'ho pensato sempre così. Non ho avuto fortuna in questo senso negli anni precedenti, ma ciò non significa che non si possa invece negli anni successivi discutere anche su problematiche che la minoranza vorrà sottoporre all'attenzione di tutta quanta la maggioranza del Consiglio Comunale. Squadra di governo che sarà già al lavoro nelle prossime ore. Ci sarà la prima riunione, di fatto sarà semplicemente l'insediamento insomma, della giunta, niente di che, ma per la settimana prossima già prefiguriamo di fare invece una giunta che sia un tantino corposa per alcune situazioni che abbiamo esaminato in questi giorni o che ho esaminato da sola non avendo ancora la giunta. E penso per giovedì o venerdì della prossima settimana. Non ci sarà soltanto l'insediamento della giunta, abbiamo appuntamento in un tavolo di discussione con i progettisti del piano urbano della mobilità sostenibile, con la SGM, con i sindacati della SGM e con tutti quanti i progettisti e con i nostri funzionari naturalmente, perché ricorderete che abbiamo rinviato la sottoscrizione del contratto della società gestione mobilità entro la fine di dicembre, ma l'abbiamo fatto solo prudenzialmente perché vogliamo invece abbreviare i tempi e quindi abbiamo subito convocato tutti quanti i soggetti che riteniamo che siano utili per stabilire che tipo di mobilità effettivamente noi vogliamo e come rispetto a questo tipo di mobilità, rispetto anche non so, ai parcheggi di scambio che sono essenziali nel momento in cui si parla di mobilità realmente sostenibile, e allora a quel punto potremo poi dire ai cittadini anche i costi. Non si può partire dalla fine e dire pagate di più e poi vediamo che cosa facciamo.